Welcome, listeners, to the Giucarelli podcast. I'm Anna, your host, and today I present Massimiliano Nespola, journalist, publicist, and author. This episode is recorded both in English and Italian for your listening pleasure. Please click on follow from your listening platform as you follow the episode to support this podcast. Saluto tutti gli ascoltatori del Giucarelli podcast. Sono Anna. Oggi parleremo con Massimiliano Nespola, giornalista, autore di libri. Questo episodio sarà registrato sia in italiano che in inglese. Vi chiediamo di cliccare su follow o segui per sostenerci. Benvenuto e welcome to the Giucarelli podcast, Massimiliano. Sì, hello. Ciao. Grazie. Raccontaci un po' di te. Chi è Massimiliano Nespola, giornalista? Tell us about yourself, Massimiliano. Sì, mi occupo di giornalismo fin da ragazzino. A scuola, all'università, scrivevo sulle pubblicazioni studentesche. Sono pubblicista, iscritto all'Ordine dal 2008 e il mio percorso procede con molto studio, impegno, qualche bella soddisfazione. Sono interessato soprattutto alle relazioni internazionali, con una particolare attenzione alle dinamiche dell'Unione Europea. So I've been involved in journalism since I was a child. At school and at university, I wrote in student publications. I'm a publicist since 2008, and my path precedes me with a lot of study, commitments, and some great satisfaction. I'm interested specifically in international relations, with particular attention to the dynamics affecting the European Union. Il mio percorso è lungo e variegato. Accanto all'esperienza nel settore giornalistico ho anche dimestichezza con il marketing delle imprese editoriali e assicurative, settore in quest'ultimo in cui ho più o meno 8 anni di esperienza. So my path is long and varied. Besides the experiences in the journalistic sector, I'm also familiar with marketing and publishing and insurance companies, the latter sector in which I have about 8 years of experience. Ci parli del tuo laboratorio. Can you tell us about your radio journalism laboratory? Where, how, when, with whom it will take place? Ci parli un po' del tuo laboratorio di giornalismo radiofonico? Dove, come, quando, con chi si svolgerà? Sì, è un'iniziativa in cui sono stato coinvolto dall'Associazione Romana Attività di Pensiero, un gruppo di professionisti, cultori di diverse materie, esperti, che si dedica all'insegnamento presso i locali dell'associazione. Il mio primo corso, a causa del Covid, si è svolto interamente online. Poi mi è stato chiesto di curarne un secondo, in collaborazione con la Regione Lazio. E adesso ho dedicato tempo a cercare 9 persone interessate. Questa volta, rispetto alle precedenti, gli incontri avranno una dimensione più di laboratorio. Ci cimenteremo nella realizzazione di pezzi adatti alla pubblicazione sulla radio dell'associazione. Il corso si svolgerà presso la sede romana, ma ci saranno anche corsisti che potranno seguire a distanza, anche da altre città. Il primo incontro è previsto per venerdì 12 marzo alle 17 e c'è ancora tempo per iscriversi e prendere parte a quella che nel settore si chiama radio comunitaria, cioè un tipo di radio dedicata a dare voce a un gruppo di interessi che vuole far conoscere le proprie attività e vedersi rappresentata. Si svolgeranno 10 lezioni, al termine delle quali chi vorrà potrà formulare le proprie proposte e continuare ad occuparsi di un tema specifico. Il laboratorio vuole infatti contribuire a migliorare ADP Radio, potenziando nella struttura e ampliando la presenza e la notorietà sul territorio. Ok, e quindi it is an initiative in which I've been involved with the Roman Association of Attività di Pensiero, or ADP, a group of professionals of different subjects, experts who are dedicated to teaching at the premises of the association. My first course, due to the COVID, took place entirely online. When I was asked to organize a second one in collaboration with the region of Lazio, I now spend some time looking for new interested people. And at this time, compared to the previous ones, the meetings will have a workshop dimension. We will try our hand at creating pieces suitable for publication on the radio of the association. The course will take place at the Roman headquarters, but there will also be students who will have a chance to follow even online from other cities. The first meeting is scheduled for Friday, the 12th of March, that at 5 p.m. There is still time to sign up to take part in what the sector calls community radio, a type of radio that is dedicated to give the voice to a group of interests who want to make their activities known and to be represented. 10 lessons will be held, at the end of which those who can formulate their own proposals and continue to deal
with a specific theme. In fact, the laboratory wants to contribute to improving ADP radio, strengthening its structure and expanding its presence and notoriety in the area. What do you recommend to those who want to deal with in journalism today, Massimiliano? Cosa consigli a chi vuole occuparsi oggi di giornalismo? Allora, oggi la professione da un lato rimane legata a schemi tradizionali, dall'altra rivive sempre di più nel contesto digitale in cui ormai siamo immersi da anni, ma che vive di costanti riposizionamenti. Pensiamo a come si navigava in internet 10 anni fa rispetto ad oggi, alla vera esplosione di tecnologia che si è manifestata in era di pandemia. È un mezzo, è un nuovo cambiamento epocale, forse il più ampio e profondo avvenuto da quando internet è diventato un mezzo commerciale. So today the profession remains, on the one hand, linked to traditional scheme, and on the other, it's increasingly relived in a digital context, in which we have been immersed for in years, but which thrives on a constant repositioning. Let's think about how we surfed the internet 10 years ago compared to today. The real explosion of technology that took place in the pandemic era, it's about a new epical change, perhaps the largest and most profound that has occurred since the internet has become a commercial medium. Oggi si comunica in rete, ci si scambiano informazioni, si alimentano sempre di più le relazioni, indipendentemente dallo spazio. 20 anni fa, i filosofi e analisti dei media lasciavano intuire che si sarebbe giunti a questo presente. Pensiamo anche a come queste modalità di comunicazione si riflettano sul giornalismo. Oggi comunicare è semplice per tutti, ma la vera capacità rimane quella di coinvolgere lungo i vari canali e lungo i percorsi della conoscenza. Non basta saper scrivere per essere riconosciuti e accreditati al cospetto del pubblico. Infatti, so today we communicate online, exchange information and nurture more and more relationships regardless of spatial dimension. 20 years ago, philosophers and media analysts hinted that it would come to this as it is at present. We also think how these methods of communication are reflected in journalism today. Today, communicating is simple for everyone, but the real capacity is, also today, to involve along the various channels and paths of knowledge. It's not only about being capable to write or be recognized and accredited in front of the public. Pensiamo inoltre al ruolo della radio. Tutti pensano che sia un mezzo in declino, ma non è così. La radio continua a rappresentare un canale di ingresso primario, un modo per cimentarsi nella comunicazione vocale e gradualmente orientarsi verso quella più complessa del mezzo televisivo. Con il web è possibile rilanciare i propri messaggi ovunque ed essere presenti in nuove forme. So we can also think about the role of radio and give it consideration. Everyone thinks it's a declining medium, but that's not the case. The radio continues to represent a primary input channel, a way to try your hand at vocal communication and gradually move toward to the more complex one of television medium. With the web, it's possible to relaunch one's messages everywhere and be present in new forms. La rete, insomma, è il centro nevralgico della comunicazione contemporanea, inclusa quella giornalistica. E un giovane professionista alle prime armi dovrebbe anzitutto dedicare tempo a conoscere la radio e sperimentare il suo linguaggio, unendo a questo una forte attenzione a capire la realtà attraverso gli altri mezzi di comunicazione. La radio rimane essenziale. Chi vuole può contattarmi per saperne di più scrivendomi a massimiliano@adpinfo.it. Grazie. So in short, the web is now the nerve center of contemporary communication, including journalism, and young professional beginners should, first of all, spend time getting to know radio and experimenting with its language, combining it with one strong attention to understanding reality through other means of communication. But the radio remains essential. Anyone who wishes can contact Massimiliano directly to find out more about this course by writing to massimiliano@adpinfo.it. And I also want to share with our listeners that this information will be included in the show notes for your review, as you may need to use that as a point of reference. I thank you, listeners, and thank you, Massimiliano. Click follow the Zuccarelli podcast from the platform from which you listen. Our objective is to reach people across all cultures and to improve the quality of our lives in harmony with the planet for generations to come. Per la vostra attenzione, grazie Massimiliano. Grazie a voi, grazie a te. Grazie. Vi chiediamo di cliccare su e segui the Zuccarelli podcast sulla piattaforma da cui ci state ascoltando per raggiungere persone di ogni cultura alla fine di migliorare la qualità della nostra vita in armonia con il planeta.
Alla prossima!